Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con il MAV. Io sono Barbara e mi occupo principalmente di quello che in gergo tecnico viene definito il patrimonio materiale, ossia gli oggetti conservati ed esposti al museo. Il mio lavoro che normalmente viene svolto dietro le quinte e che tocca vari aspetti. Oggi in particolare voglio presentarvi la catalogazione. Però prima di spiegarvi di cosa si tratta, vorrei darvi ancora qualche indicazione sugli oggetti conservati al MAV. Il nucleo principale del patrimonio museale è costituito dalla collezione IVAT, che conta circa 850 oggetti. Dopodiché il MAV ospita degli oggetti di collezioni private e delle collezioni pubbliche, quali la collezione Brocherelle del Museo Civico dell'Antartica e Palazzo Madama di Torino e alcuni pezzi della collezione regionale Valdostana. Ora, è importante sapere che ogni singolo oggetto viene numerato con codice di inventario e provvisto di scheda di catalogo. Che cos'è la scheda di catalogo? La scheda di catalogo può essere considerata a tutti gli effetti la carta d'identità di un oggetto, il riassunto di tutte le sue caratteristiche e dei suoi dettagli. È di fondamentale importanza catalogare beni, manufatti e oggetti per avere sempre di più un quadro totale del patrimonio territoriale. Inoltre, la scheda di catalogo è un utile strumento, qualora si verificasse, per dire, un furto, da consegnare appunto alle forze dell'ordine affinché individuino precisamente il manufatto rubato. Le indicazioni per compilare una scheda di catalogo vengono fornite dall'ICCD, l'Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione. L'ICCD è un istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che gestisce il catalogo generale dei beni culturali. Qui convergono tutte le schedature effettuate dalle soprintendenze regionali al fine di creare un unico catalogo di tutti i beni conservati e tutelati in Italia. L'ICCD dà appunto delle indicazioni, delle linee guida base, dopodiché ogni regione però dispone dei suoi strumenti per provvedere alla catalogazione. Ora, innanzitutto va specificata, per poter iniziare una catalogazione, la tipologia della scheda che ci si appresta a compilare in relazione al bene da catalogare. Cioè, il bene è un'opera d'arte, è un reperto archeologico oppure un bene demo-etno-antropologico? Ecco, in base alla tipologia di oggetto vi è una scheda di catalogo. I manufatti conservati al MAV appartengono ai beni demo-etno-antropologici. Che cosa sono? Sono dei beni, sono degli oggetti d'uso o degli oggetti di arte popolare appartenenti, come dice l'ICCD, ad una ben individuata tradizione locale e, direi io, un riflesso della cultura territoriale. Una volta identificata la tipologia di scheda, si procede al reperimento dei dati e all'osservazione del manufatto e per fare ciò, ovviamente, bisogna essere a contatto con l'oggetto. Questa prima fase della catalogazione viene definita catalogazione su campo. Allora, innanzitutto dobbiamo attribuire un numero di inventario e deve essere anche identificata la tipologia morfologica dell'oggetto. Semplicemente, che cos'è? Per esempio, è una coppa? È una grolla? È una culla? Ecco, io vi faccio ovviamente degli esempi sulla base degli oggetti che potrete ritrovare al MAV. Una volta individuato l'oggetto, vanno effettuate delle riprese fotografiche. È necessario che ce ne sia almeno una con la visione completa dell'oggetto e poi, se necessario, anche di alcuni particolari. La documentazione fotografica avrà anch'essa una schedatura che comunicherà con la scheda dell'oggetto. Dopodiché si procede alla rilevazione delle misure. Normalmente vanno rilevate almeno due misure e nel loro valore maggiore. Si deve segnalare poi il materiale o i materiali che costituiscono l'oggetto, la tecnica con cui sono lavorati per realizzare il manufatto e successivamente si passa all'osservazione globale del manufatto stesso, cioè vanno notati tutti i dettagli che l'occhio percepisce. Ci sono delle decorazioni? E che genere di decorazioni sono? Sono per esempio degli intagli? Se sono degli intagli, di che genere sono? Carattere geometrico, vegetale? Ecco, tutto questo va annotato. Ci sono per esempio delle incisioni,
ci sono dei nostri artigiani che firmano e datano con delle incisioni sul manufatto, quindi a volte vi ha proprio controllato l'oggetto anche proprio nelle parti nascoste per vedere e individuare delle incisioni. E soprattutto va controllato lo stato di conservazione. Bisogna capire se ci sono fessurazioni, se ci sono fratture, magari anche già sigillate, però vanno dichiarate. Oppure, visto che la nostra maggior parte degli oggetti sono in legno, se per caso ci sono delle rosure da tarlo. L'oggetto, come dicevo, va osservato in tutti i lati e nel caso di contenitori anche proprio all'interno. Una volta reperiti su campo i dati, si procede poi alla compilazione della scheda sul programma di catalogo. In questo caso, oltre ai dati già visti e poi riportati, vanno compilati i dati relativi all'ubicazione attuale del manufatto e eventuali azioni intraprese, come per esempio partecipazione ad esposizioni o se è stato pure fatto un prestito, se sono state fatte delle pubblicazioni e, collegato al concetto di conservazione, gli eventuali restauri effettuati negli anni. Indubbiamente il campo più importante è la descrizione morfologica dell'oggetto, ossia la definizione dettagliata della forma e degli elementi che costituiscono l'oggetto. Vi faccio un esempio per renderla un po' più semplice. Se si descrive una grolla, non si potrà scrivere grolla con coperchio, ma contenitore dal profilo tondo con piede di appoggio circolare e poi continuare nella descrizione, quindi capite bene che va proprio individuata la forma dell'oggetto. In alcuni casi, ovviamente, chi cataloga non ha le conoscenze totali di tutti gli oggetti e quindi è bene rivolgersi a chi effettivamente è del settore. Faccio un esempio: mi è capitato poco tempo fa di dover catalogare dei pizzi, dei campionari delle Dentellier di Cognes. E non conoscendo io la tecnica di lavorazione del lino a fuselli, ho chiesto direttamente a loro e mi sono state proprio date delle indicazioni sulle varie tipologie di punto e quanti fuselli quei pezzi, quei frammenti che ho dovuto catalogare avevano. Quindi è bene sempre per avere delle informazioni più dettagliate possibile, cercare proprio di reperire chi può soddisfare la nostra curiosità. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la catalogazione. Spero di avervi interessato un pochino. Vi invito a seguirci ancora sui nostri canali e vi auguro un buon proseguimento di giornata.